Excelências, tenho a honra de anunciar o fim da cerimônia de assinatura da Declaração Conjunta por ocasião da adoção do Plano Indicativo Plurianual Itália-Moçambique 2022-2026, ao que seguirá a conferência de imprensa. Desculpe, declarações de imprensa. Obrigada. Sua Excelência Sérgio Mattarella, Presidente da República Italiana. Sua Excelência Felipe Jacinto Nhus, Presidente da República de Moçambique. Com vossa permissão, Excelência, cumpre-me anunciar o início da conferência de imprensa que obedecerá os seguintes momentos. Primeiro, teremos a intervenção de Sua Excelência Felipe Jacinto Nhus, Presidente da República de Moçambique, que ao terminar a sua locução irá convidar o seu homólogo da República Italiana para se dirigir aos presentes. Em seguida, teremos um espaço para os presidentes de Moçambique e Itália responderem a duas questões para cada um, onde iremos solicitar a apresentação de jornalistas antes de pronunciarem a sua questão. Assim, permitam-me, Excelência, que convide Sua Excelência Felipe Jacinto Nhus, Presidente da República de Moçambique, a dirigir-se aos presentes. Excelência, tenha bondade. Obrigado, Sr. Presidente Sérgio Mattarella. Excelência, caros presentes, primeiro saudar aos amigos da comunicação social que levam esta visita do Presidente Mattarella de Itália para o mundo e traz o mundo também para acompanhar este movimento. Eu quero primeiro agradecer o facto do Presidente ter aceito visitar Moçambique. Esta nossa vontade não é nova, já há mais de 2 anos, mas a situação da pandemia da Covid-19 não nos permitia. Está conosco desde ontem, como muito bem tem estado acompanhado, e tivemos esta manhã, para além de ser um ritual, a conversa tete a tete, que acho que foi que levou mais tempo, para trocarmos impressões e depois fomos às conversações. Para nós essa visita é histórica, porque é a primeira que o chefe, o presidente da República Italiana visita Moçambique, e é também porque é do conhecimento de todos os moçambicanos e não só. É importante anche per il fatto che tutti i moçambicani lo sanno bene che l'Italia, il popolo italiano e la società civile italiana è sempre stata presente in ogni momento nei confronti del moçambicano. Quando eravamo ancora una colonia, l'Italia ha fatto molti sforzi per aiutarci a renderci indipendenti e aiutarci ad essere sovrani, ma anche dopo la nostra indipendenza durante la fase in cui abbiamo avuto dei conflitti interni all'interno del nostro paese, l'Italia ha preso delle iniziative significative grazie anche alle loro istituzioni. Sappiamo bene cosa ha fatto l'Italia per rendere possibile un dialogo tra noi mozambicani, per farci trovare una soluzione per i problemi del paese. Questa visita poi avviene in un momento importante in cui celebriamo i 30 anni dagli accordi di pace di Roma, e quindi è un momento di festeggiamento, di celebrazione. Questa visita per noi una conferma del fatto che noi camminiamo insieme. L'Italia svolge un ruolo ancora oggi importante, lo dicevamo prima, perché durante i nostri dialoghi io insieme al Presidente anche della Renamo abbiamo parlato anche
di come rendere possibile facilitare i rapporti anche con la società civile, e siamo andati oltre, abbiamo portato avanti i nostri contatti, e l'Italia in quei momenti ha svolto veramente un ruolo importante che ci ha portato all'accordo di Maputo, in cui la decentralizzazione era chiara, e quindi in quell'occasione è stato firmato un documento dell'Assemblea della Repubblica per appunto aprire il dialogo e per aprire il processo di disarmamento, di mobilizzazione, di reintegrazione degli antichi guerriglieri, e tutto questo è stato fatto grazie anche all'aiuto dell'Italia. L'Italia è stata importante non solo per questo, tutti sanno che noi siamo un paese che è affetto da eventi naturali forti, come cicloni, ma l'Italia è sempre presente anche in questi momenti, a Beira, a Do, nel centro del paese, nella provincia di Manica, Zambese. E poi anche quando abbiamo avuto l'altro ciclone di Kenneth, anche l'Italia era sempre presente, sempre vicino ai mozambicani per aiutare le vittime nella sua missione umanitaria. Abbiamo vissuto questo periodo difficile della pandemia negli ultimi tempi. Questa pandemia ci ha fatto vedere che non ci sono paesi piccoli, perché quando le cose del genere succedono, succedono a tutti. Dice quando la chuva cai, cai per tutti, non scoglie. E la questione da Covid foi o che aconteceu. E noi recebemos apoio, mesmo na vacina, e che vem. È successo, no? Abbiamo avuto la pandemia in tutto il mondo, e l'Italia è stato uno dei paesi che ha tanto aiutato per quanto riguarda la campagna di vaccinazione in Africa. E grazie a tutti questi aiuti reali, i nostri amici ci hanno aiutato effettivamente. Abbiamo affermato la crescita del nostro paese per quanto riguarda l'economia, anche se timidamente, però durante i nostri dialoghi ci siamo informati anche sugli sforzi che noi stiamo portando avanti per poter generare più fiducia tra i partner, anche Banca Mondiale, Banca Africana e altre banche di ogni paese, e soprattutto con i nostri partner economici. Questo significa prendere l'impegno, ancora un'altra volta, di portare avanti nei confronti dell'Italia in modo trasparente, con responsabilità, ciò che popoli amici devono fare, cioè sanno, popoli amici come noi siamo dell'Italia, che sappiamo che quando abbiamo bisogno possiamo contare su di loro. Abbiamo anche parlato del conflitto, della guerra tra Russia e Ucraina. I nostri amici ci hanno informato sulla loro posizione, e anche noi abbiamo riferito che nessuno può morire, deve morire per qualsiasi ragione, per una ragione di questo tipo, e quindi questo significa che noi siamo di fronte ad una guerra, e quindi la nostra posizione è quella che è il risultato della nostra Costituzione, ma anche della nostra esperienza, cioè noi vogliamo sempre fare di tutto per far sì che il dialogo risolva le questioni, e noi abbiamo esperienza in questo senso, abbiamo tanti anni insistito sulla guerra, e non abbiamo trovato una soluzione, e quindi il dialogo è la soluzione, e questo dialogo deve essere stabilito, perché l'impatto della guerra tra Russia e Ucraina è visibile, i morti innanzitutto, le conseguenze, ha generato più fame nel mondo, e anche per quanto riguarda i tipi di armamenti che vengono utilizzati, e quindi la distruzione di infrastrutture e la crescita anche della povertà, e queste sono le conseguenze.
Noi qui ne soffriamo anche queste conseguenze. L'altro giorno abbiamo visto che abbiamo avuto difficoltà a trovare carburante qui in Mozambico. Quindi questa guerra porta a delle conseguenze e la morte di innocenti. E non vogliamo che questa situazione continui. Parlando sempre dei nostri rapporti bilaterali, noi abbiamo spiegato ai nostri amici qual è la situazione del terrorismo, come questo terrorismo si manifesta qui, da dove vengono queste persone, le uccisioni che abbiamo avuto, più di 2 milioni di morti, 850.000 persone sfollate, bambini morti, vittime. Persone che sono incoscienti e che hanno visto i propri cari essere assassinati, e quindi noi abbiamo riferito e siamo grati all'Italia che ci aiuta per quanto riguarda un supporto umanitario. Abbiamo spiegato al Presidente qual è la posizione del Ruanda sul terreno, l'aiuto che il Ruanda dà sul terreno e che tipo di supporto concretamente noi abbiamo bisogno per far sì che questa lotta prenda una piega sostenibile, diciamo. Ho spiegato che noi abbiamo bisogno di sviluppare l'economia in questa fase in cui abbiamo superato quella tappa del colonialismo e anche dei problemi interni, di conflitti interni, però allo stesso tempo in cui noi combattiamo il terrorismo dobbiamo portare avanti la crescita economica. Noi salutiamo la presenza dell'ENI qui in Mozambico per quanto riguarda gli idrocarburi, e tra pochi mesi noi potremo comunicare quali sono gli sviluppi e qual è il risultato di questa presenza. E abbiamo spiegato anche che c'è bisogno di allargare la nostra presenza anche in altri settori, culturale, istruzione, tantissimi altri, energetico, eccetera. Quindi si tratta di una visita veramente proficua che porterà dei risultati concreti, una visita che ci ha riavvicinato ancora di più. Ho anche salutato e espresso al Presidente la mia felicità quando ho saputo della sua rielezione, e quindi vogliamo ovviamente desiderare al Presidente italiano salute e fortuna per far sì che il popolo italiano continui ad avere il successo nella propria vita. Quindi ringraziamo la sua visita, signor Presidente, l'impegno che noi abbiamo assunto sulla nostra continua cooperazione, almeno da parte del Mozambico lei può essere assolutamente sicuro, verrà intensamente sviluppato. Grazie. Signor Presidente, chiedo a lei che prenda la parola non soltanto qui, alle persone qui presenti, ma a tutto il popolo mozambicano che segue questa sua visita. La ringrazio molto, Presidente. La ringrazio molto e desidero ringraziare molto il Presidente Felipe Nyusi per l'invito a venire in visita di Stato in Mozambico e per l'accoglienza calorosa e amichevole che ha riservato a me e alla delegazione che mi accompagna. Questa accoglienza così calorosa, significativa, riflette la profonda amicizia e i comuni interessi che legano i nostri paesi, come il Presidente Nyusi ha avuto la cortesia di ricordare, data questa amicizia da prima dell'indipendenza nel Mozambico, qui l'Italia è stata molto vicina con la sua società civile, oltre che con le sue istituzioni. I nostri rapporti raffigurano in maniera significativa un esempio di quel che insieme possono costruire Africa ed Europa, il cui avvenire, secondo l'Italia, è necessariamente comune. Come il Presidente ha ricordato, e lo ringrazio, avrei voluto visitare Maputo 2 anni addietro, ma la pandemia ha costretto a ritardare questo incontro,
ma sono lieto che anch'io che si svolga nel trentennale degli accordi di pace di Roma, che sono stati accordi che sono dovuti alla sincera, determinata volontà di pace del popolo mozambicano, che ha posto fine così a un lungo conflitto e poi ha coronato dopo qualche anno con grande questo impegno con l'accordo definitivo di pace. Ho espresso durante i nostri colloqui al Presidente Nyusi le mie congratulazioni e quelle dell'Italia per la recente elezione in Mozambico nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che dimostra come il vostro Paese sia considerato nella comunità internazionale un attore protagonista, affidabile e autorevole. E sono convinto che nel Consiglio di Sicurezza il Mozambico fornirà un contributo che sarà utile all'intera comunità internazionale. Abbiamo parlato anche, come il Presidente Nyusi ha poc'anzi ricordato, dell'invasione, dell'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, che sta determinando conseguenze gravissime. La prima di queste è il ritorno in questo millennio di un criterio che pensavamo relegato ai secoli passati, quello per cui un paese più grande e più forte può considerarne uno più piccolo e più debole come una preda da conquistare. Conseguenze gravissime sotto diversi profili, e tra questi quello che riguarda l'approvvigionamento di beni alimentari, di fertilizzanti, che colpisce tutti, anche il continente africano in maniera particolare. E l'Unione Europea e l'Italia sono pronti a sostenere i paesi più in difficoltà sotto questo profilo di crisi alimentare o ai vari livelli. Il Presidente Nyusi sa che l'Italia considera il Mozambico come un paese profondamente amico e come un partner importante, sia nell'ambito politico che nel perseguimento di un'integrazione dei nostri sistemi produttivi, con l'aumento degli investimenti che il governo italiano intende promuovere nella sua imprenditoria in Mozambico. E desideriamo rafforzare infatti questa collaborazione, perché sentiamo il Mozambico vicino a noi anche per valori portati nella vita della comunità internazionale. È importante la collaborazione che avviene sul piano energetico attraverso l'azione dell'ENI, ed è il prossimo avvio di estrazione del gas, consente poi esportazione del gas naturale liquefatto dell'impianto Coral Sul gestito dall'ENI, è un traguardo importante che testimonia quanto sia preziosa la nostra collaborazione, e spero che si possa questo allargare ad altri settori economici, come abbiamo detto nel nostro incontro con il Presidente Nyusi, coinvolgendo diverse aziende italiane che già lavorano, ma altre che possono impegnarsi investendo in Mozambico. Poc'anzi la firma che abbiamo assistito del protocollo indicativo pluriennale in tema di cooperazione allo sviluppo è una dimostrazione di questa volontà che insieme Italia e Mozambico hanno nel suo piano della collaborazione per lo sviluppo. Questo piano consente di armonizzare l'impegno italiano con la strategia nazionale di sviluppo del Mozambico, orientato alla diversificazione dell'economia e al sostegno della competitività per generare reddito come mezzo strumento indispensabile per produrre reddito e occupazione, soprattutto a vantaggio dei giovani. Un altro settore importante di cui abbiamo parlato è quello della collaborazione culturale. Di recente è stato ratificato l'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Mozambico e Italia. Questo è un versante dei rapporti bilaterali che noi giudichiamo prezioso, con la collaborazione in campo artistico, culturale, universitario, di ricerca, che possa così ulteriormente
sviluppare la nostra collaborazione sul piano di attività che riguardano il futuro. Abbiamo parlato, come il Presidente Gnussi ha poc'anzi rammentato, del terrorismo, dell'impegno per contrastarlo, pensando alle vittime che il terrorismo provoca, all'impoverimento che provoca, all'impedimento allo sviluppo che il terrorismo provoca e quindi al danno al futuro dei giovani. E ho assicurato sull'impegno attivo concreto dell'Italia come paese e dentro l'Unione Europea per sostenere il Mozambico su questo fronte così importante che riguarda la serenità della convivenza, della sicurezza, che è patrimonio comune di tutti nel mondo. Vorrei infine ringraziare molto il Presidente Gnussi per questo incontro, per le parole che ha utilizzato nei confronti dell'Italia, sottolineando l'amicizia che lega i nostri paesi, esprimendo il più grande apprezzamento per il nostro partenariato e per le prospettive che questo presenta e consente di considerare sicure. Grazie, signor Presidente. Muito obrigado, excelências. Permitam-me, excelência, que anuncie a segunda parte desta conferência de imprensa, convidando os senhores jornalistas a apresentarem suas questões. Primeiro, vou pedir que digam o nome e o órgão. Che si presentino dando il nome anche dell'organo di stampa. È aperto il tempo per le domande. Buonasera, buon pomeriggio. Due domande. La prima. No, come prima cosa, per piacere. Di TVG Successo. Prima di tutto mi piacerebbe sapere concretamente l'accordo siglato su cos'è, riguardo che cosa verrà sviluppato nei rapporti tra Italia e Mozambico per lo sviluppo del paese. Seconda domanda al Presidente italiano riguardo il sostegno al Mozambico. Sappiamo che ha detto molto bene il nostro Presidente che l'Italia ha sostenuto il Mozambico nella formazione, nell'addestramento delle forze, nella lotta al terrorismo. Mi piacerebbe sapere concretamente come vede la questione del terrorismo a Capo Delgado, sapendo che ci sono degli investimenti a Capo Delgado come paese, non come Unione Europea. Quindi quali sono le azioni che si possono Mario Guegna di TV Successo, grazie. Può ripetere cortesemente la prima domanda? Concretamente, di cosa tratta questo accordo? Per quanto riguarda lo sviluppo del paese e quali aree questo progetto prevede ai fini dello sviluppo del paese. Grazie. L'accordo è stato tra l'Italia e il Mozambico. Si tratta di un accordo che non si può dire che sia destinato a una certa area, è per lo sviluppo del Mozambico. E il Presidente Mattarella ha qui detto in modo chiaro che dobbiamo andare anche oltre e includere anche il settore della cultura. Quindi non possiamo legarci unicamente al settore degli idrocarburi. O il gas, mi piace dire che comunque il popolo non è che si nutre di gas. Abbiamo parlato quindi di agricoltura, industria, pesca, abbiamo parlato di energie e di altri settori.
Quindi è molto aperto, uno strumento di lavoro che permetterà, che farà sì che possiamo collaborare paese a paese. L'altra domanda invece è stata rivolta al Presidente Mattarella. Rispondo volentieri. Pensando anzitutto alle popolazioni della zona, della regione di Capo Delgado, che hanno subito vittime, hanno dovuto abbandonare proprie abitazioni, propri villaggi, propri luoghi di residenza, e quindi l'esigenza di sostenerle. Naturalmente l'Italia, così come l'Unione Europea, è pronta a sostenere il Mozambico secondo le richieste e le decisioni che prende il Mozambico. Non sono decisioni dell'Unione Europea o dell'Italia, che si considera uno strumento per le scelte del Mozambico. In questo momento sono due le direttrici di azione concreta. La prima è l'addestramento qui delle forze mozambicane, così come chiesto al governo del Mozambico, e l'Italia parteciperà con dei suoi militari alla missione di addestramento dell'Unione Europea. Il secondo importante aspetto è quello del sostegno finanziario alle forze multinazionali e alle esigenze che il Mozambico deve affrontare per contrastare il terrorismo. Sostegno finanziario che l'Unione Europea ha già in parte disposto e che sta valutando, e che l'Italia sostiene e sollecita fortemente, che certamente daranno un esito positivo in breve tempo. Si tratta di due impegni, naturalmente secondo le richieste, le scelte, le decisioni che prende il Mozambico. Sono queste: il sostegno finanziario e l'addestramento. Molte grazie. Adesso dalla parte italiana c'era già qualcuno che aveva chiesto la parola? Luciano Gelfi da Rai TG1. A pergunta è sobre as alterações climáticas. O presidente Mattarella destacou várias vezes as alterações climáticas ligadas ao problema da migração no diálogo entre União e África. Temos tragédias extraordinárias como aquela que afetou o nosso país ontem, anteontem, nas nossas montanhas. Estou a pedir uma reflexão ao presidente Nyusi sobre o combate às alterações climáticas e o efeito para as populações. Obrigado. Molte grazie, Luciano. La domanda è molto buona, molto puntuale. Siamo stati indicati come campioni di gestione di rischio dall'Unione Africana. Che cosa sta succedendo? Possiamo dire che sia qualcosa di paradossale. I paesi che meno inquinano sono forse quelli che soffrono di più. Non sto dicendo che l'Italia sia più inquinante, ma ci sono dei paesi che molto di più non contribuiscono affinché l'ambiente sia preservato. Da parte nostra abbiamo una amara esperienza. Diciamo che il Mozambico è diventato una porta alle calamità naturali. Ogni anno abbiamo dei cicloni o venti forti o delle inondazioni e periodi di siccità. In questo preciso momento la regione sud, a sud del paese, soffre per una forte siccità. Non c'è acqua. E non c'è acqua per dar da bere agli allevamenti, agli animali, quindi addirittura si spostano anche gli animali. E poi ci sono invece delle aree come il centro e il nord del paese che ciclicamente sono vittima di cicloni. Anche quest'anno ne abbiamo avuto uno di grande entità, ben tre, Wana, Gambe, e poi un altro
Ah, i Gombe, sono nomi difficili da ricordare, sono nomi di origine tanzaniana. Hanno distrutto abitazioni, hanno distrutto infrastrutture, hanno danneggiato strade, hanno allagato villaggi, città. Per prima cosa, cosa abbiamo fatto? Abbiamo una grossa capacità di mobilitare la popolazione. Non esistono formule note per evitare queste calamità naturali, ma sappiamo, purtroppo, perché ci siamo abituati, come proteggerci. Importante qui è un'azione a livello globale. Dobbiamo difendere, proteggere le foreste, dobbiamo evitare di danneggiare il suolo. Noi qui in Mozambico, per esempio, abbiamo un progetto a livello agricolo e di smaltimento. Ci sono delle misure che vengono adottate per proteggere l'ambiente. Ad esempio, anche di alcuni animali, per esempio l'elefante. Diciamo che è un grande giardiniere. Un giardiniere? Quale giardiniere migliore per le nostre foreste, per difendere la flora? Gli elefanti. Quindi dobbiamo includere nei manuali, nei libri di scuola, per insegnare ai bambini il rispetto, tutti gli animali, dall'insetto agli elefanti. Tutto questo stiamo cercando di metterlo in atto. Voglio che sia chiaro che siamo vittima, ma non credo che si arriva a un 1-2% di distruzione della natura in Mozambico. Allora, Angelo, abbiamo parlato naturalmente con, ho esposto poc'anzi durante il colloquio al Presidente Gnasi quanto avvenuto in Italia alla Marmolada, e come elemento simbolico delle tante tragedie che il mutamento climatico non governato sta comportando in tante parti del mondo. Vorrei fare una considerazione generale. Questo del clima, come altri problemi che sono di fronte all'umanità, la sanità, l'abbiamo visto con la pandemia, lo sviluppo economico ormai globalizzato, le migrazioni, sono fenomeni globali che nessun paese può affrontare da solo. La pandemia dovrebbe averci insegnato che l'umanità ha come pericoli e nemici comuni che deve affrontare insieme, collaborando. Ora, questo del clima richiede una forte collaborazione. È un problema comune. Senza una piena collaborazione di tutti, non potrà essere governato. Il Presidente Gnasi ha fatto una magnifica sottolineatura dell'esigenza di rispettare la natura, abbiamo registrato in questa necessità alcuni impegni internazionali in diversi fori multilaterali che sono stati svolti in tante parti in tanti continenti del mondo, l'ultimo a Glasgow. Questi adempimenti, questi impegni non sempre vengono attuati e rispettati. Come il Presidente Gnasi ha ricordato, vi sono paesi che non si impegnano su questo fronte, che è un fronte che riguarda l'avvenire di ciascuno, di tutti nel mondo. Occorre quindi richiamare tutti a rispettare quegli impegni assunti in queste convenzioni internazionali e a definire e assumere impegni ulteriori, perché quello che l'esperienza dimostra giorno per giorno in tante parti del mondo è che senza affrontare
sistemicamente, seriamente, a fondo i problemi che pone il cambiamento climatico, contrastandolo, sarà difficile garantire alle future generazioni una vita accettabile sulla Terra. Questo è un altro impegno che richiede collaborazione internazionale, e anche per questo l'appello che insieme nasce dai valori che Mozambico e Italia professano è la collaborazione, perché su questi fronti, su queste sfide, senza collaborazione non vi è speranza. Allora, Angelo Picariello del quotidiano Avvenire, una domanda per entrambi i presidenti, proprio in questo spirito di comuni valori e collaborazione, sulla pace, sui 30 anni degli accordi di Roma. Al di là della commemorazione importante, che cosa possono dire questi accordi, al di là del contesto geopolitico completamente diverso, sul piano del metodo? Quale messaggio di speranza possono portare in questo quadro molto fosco a livello internazionale? Penso al discorso del Presidente Mattarella a Strasburgo, molto orientato ad aprire un processo di pace. Penso al ruolo del Mozambico, che è stato rievocato prima, in ambito ONU. Che messaggio di speranza può portare questo trentennale che oggi in qualche modo abbiamo rievocato? Bom, é muito estratégica a sua questão. Essa domanda é muito estratégica. Noi siamo già storicamente, direi addirittura politicamente, consolidati. È un momento in cui molti paesi forse che non avevano questo ruolo dell'Italia, che dovranno contare sull'aiuto dell'Italia per liberarsi dai loro giochi. L'Italia si è impegnata anche per la stabilizzazione del Mozambico. Noi diciamo, li chiamiamo gli accordi di Roma. Ma adesso siamo in una fase in cui abbiamo bisogno di liberarci, abbiamo bisogno di combattere la povertà, abbiamo bisogno di educazione, di istruzione, abbiamo bisogno di sanità, abbiamo bisogno di energia, e non semplicemente per illuminare le nostre case, ma anche per uno sviluppo. Abbiamo bisogno di un benessere e di una miglior qualità di vita. E come si raggiunge tutto questo? Si raggiunge col lavoro, si fa grazie agli investimenti. E la ragione per cui il Presidente Mattarella ripete sempre che questi investimenti che arrivano in Mozambico devono essere considerati in un'altra ottica, e bisognerà entrare in forum costanti di affari, quando uomini di affari vengono a vedere le opportunità di investimento che Mozambico offre, e viceversa, dove è possibile formare delle partnership. Spesso stimoliamo, spingiamo a delle partnership nazionali o internazionali con partner italiani per sviluppare per esempio progetti nel settore dell'agricoltura, del turismo, sicuramente a Maputo, a Beira. È poco il turismo italiano che viene sviluppato, ma c'è un potenziale in Mozambico, e non bisogna pensare solo al gas, perché la vita ci insegna che bisogna diversificare l'economia e rivolgersi ad altre aree. Non tutti sono specialisti in gas, c'è chi lavora bene l'agricoltura, chi lavora bene con la pesca, chi sa sfruttare bene i minerali, e quindi includendo tuttavia un'educazione di qualità, o per esempio facendo una medicina di qualità in Mozambico. Quindi l'aspettativa di questi accordi che stiamo celebrando adesso è di accompagnare l'evoluzione e lo sviluppo di un paese. L'Italia non è specialista soltanto
non vuole aspettare solo che il Mozambico entri in crisi per sostenerlo, no, vuole partecipare anche a dei progetti di sviluppo del Mozambico con una base di vantaggi reciproci. Grazie. Che cosa insegnano questi accordi? È la domanda. Io mi rifaccio a quanto ha detto il Presidente Niusi. Vorrei aggiungere una considerazione. Mozambico e Italia sono geograficamente distanti. Che cosa ha portato 30 anni fa a questo impegno di collaborazione? Non soltanto la conoscenza reciproca, l'amicizia, ma un'altra considerazione, che la pace è indivisibile nel mondo, che la pace in un luogo riguarda ogni altro luogo del mondo, che lo sviluppo in un luogo riguarda lo sviluppo di ogni altro luogo del mondo. Quindi la indivisibilità di pace, di sviluppo, di crescita, di diritti. Questo è quello che c'è alla base di quella collaborazione in quel momento, è l'insegnamento che secondo me emerge, quello di uno che stringe, sollecita sempre di più a una forte collaborazione internazionale nella consapevolezza che quel che avviene in un paese lontano non è estraneo, ma riguarda anche noi. Anche perché il mondo è sempre più raccolto, sempre più interconnesso. Le distanze sono ormai virtuali, si conversa attraverso internet in tempo reale da una parte all'altra del globo. Questo significa che non vi sono più zone distinte del mondo. Questo dà un altro insegnamento: non esistono più zone di influenza delle grandi potenze, perché il mondo ormai è senza distanze reali. È interconnesso, strettamente raccolto. La pretesa che vi siano zone di influenza delle grandi potenze è fuori dalla realtà, contrasta con il senso e il valore della pace che oggi intendiamo coltivare. Signori Presidenti, signore e signori, dichiariamo conclusa la conferenza stampa. Si congeda Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana. Molto obrigado per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie Presidente.